Come promesso, adesso commentiamo un po' quella famosa conferenza stampa dell'11, mi sembra, 11 luglio 2023, con i nostri filtri, con i nostri metodi che ormai dovreste conoscere. Inizia l'avvocato Laura Sgro, legale della famiglia Orlandi dal 2017. Ovviamente siamo nell'ambito delle ipotesi delle responsabilità sulla sparizione di Emanuela allo zio, signor Meneguzzi, scomparso e quindi non ha più la possibilità di difendersi. Ecco, partiamo già così. Pietro Orlandi fa allusioni pesanti a Papa Wojtyła, figura della quale vi posso assicurare non mi importa nulla, se non in termini storici e umani, non essendo io particolarmente vicina a certe posizioni, mentre lo dovrebbero essere gli Orlandi, persone molto religiose, credo. Essendo cittadini vaticani, o si può essere cittadini vaticani ed essere contrari alla religione cattolica? Non so se sia un prerequisito. Comunque, Papa Wojtyła è morto e si dicono cose infamanti su di lui, cioè lo fa Pietro Orlandi. È morto anche Meneguzzi, siamo pari. Si parte già con una captatio. Fatta l'ipotesi di indagini non svolte da un eccellente magistrato, il dottor Sica, scomparso, morto anche lui e quindi che non può difendersi in questo Ma contesto. signori, nessuna delle persone che hanno fatto ipotesi diverse da quelle di Pietro Orlandi può più dire qualche cosa, e lo vedremo commentando un altro video importante dopo questo. Nessuno, questo lo faremo in più parti perché è lunga la conferenza stampa, ma nessuno c'è più. Ed è questo che colpisce, che si inizi a sparare quando tante persone se ne sono andate. E vengono raccontati fatti privati, privatissimi, molto delicati, di una Ma non persona. sono fatti privati privatissimi, si tratta di una denuncia, come abbiamo visto, presentata o un esposto, non so in che termini sia stata fatta, cioè non riesco a inquadrarli in ambito Vaticano, diciamo una dichiarazione a verbale fatta in Vaticano, fatta dai carabinieri, abbiamo letto anche il numero di protocollo, travasati nell'inchiesta italiana, non si tratta di fatti privatissimi, ma di fatti che l'interessata, insieme al suo fidanzato all'epoca, ha voluto mettere nero su bianco. Adalina Orlandi, che ringrazio sentitamente di essere venuta oggi qui con noi, grazie davvero Natalina, perché la sua vita che è stata messa in piazza è macellata Ma macellata non senza. direi proprio, ecco, il macello magari è stato all'interno della famiglia o di questi pochi elementi quando Zione ha preso questa sbandata. Io da un punto di vista appunto umano, che è il primo che mi interessa, comprendo perché nessuno è perfetto e tutti sbagliano. E probabilmente, anzi sicuramente, a Meneguzzi si deve essere reso conto. La domanda è sempre: perché Natalina, il marito, allora fidanzato, intesero darne pubblicità, cioè farne atti formali, ben sapendo, qui stiamo parlando, tra l'altro credo il marito sia ingegnere, quindi non parliamo di due ingenuotti che sono andati a fare quattro dichiarazioni così tanto per. Neanche che le venisse concesso il diritto di replica. Già sarebbe stata una gran cosa se prima della messa in onda di quel servizio di ieri sera qualcuno si fosse degnato di fare una telefonata e chiedere a Natalino Orlandi, la cui vita è stata piazzata su tutti i giornali, ha fatto nel giro di poche ore il giro del mondo, rispetto a questa storia, cosa era successo? Ma questa è simpatica. È da quando i giornalisti chiedono il permesso? Perché avrebbero dovuto chiederlo proprio agli Orlandi? Gli giornalisti hanno detto tutto di tutti. Qui ci occupiamo di fatti di cronaca, avete visto quante inesattezze, perché poi i giornalisti sono tanti. Qui parliamo di Mentana, uno che è conosciuto per la sua grinta, chiamiamola così, già ai tempi del processo Busco nel 2007, lui fu indagato subito prosciolto, peraltro per una diffusione di segreti d'ufficio. Busco venne addirittura a sapere da lui di essere indagato. Voi pensate davvero, un avvocato pensa davvero che il diritto di cronaca si fermi davanti al nome Orlandi? Tanto più che è una cronaca che si basa su atti ufficiali. Il livore esplode subito qui. Erano i fatti, se questa vista era stata indagata, non è successo niente di tutto questo. È stato annunciato
un servizio con rivelazioni eclatanti. E questa mattina siamo stati anche così, ieri sera, tartassati da una serie di richieste, di domande, di piste. Rispetto, lo ribadisco, ad una persona che è morta e che non si può difendere, alle attività svolte da un magistrato che è Sì, guarda, morto e che non si può difendere. esattamente come Papa Wojtyła, morto non si può difendere e qualcuno vicino a te ha detto che andava in giro per ragazzine. Ma davvero si può essere così distopici? Perché questa è distopia. Un tempo si diceva chi la fa l'aspetti. In questo caso invece sono stati gli stessi Orlandi a sollecitare l'uscita di questi atti e poi si lamentano delle conseguenze, ben sapendo che belve mediatiche ci siano là fuori. E l'unica persona che doveva parlare non è stata interpellata. Allora io ho ritenuto, e ribadisco ancora grazie, che fosse il caso che fosse Natalino Orlandi a raccontare cosa è successo, non solo cosa è successo nel 1983 o negli anni precedenti, adesso lo racconterà meglio certamente Natalina, ma perché questa storia è stata ieri venduta malamente No, alla malamente stampa, no, malamente no, parlando ma di qui documenti. sembra che siano stati diffusi segreti di Stato. No, è una notizia ufficiale, uscita dalla Procura, come ne escono tante, subito ripresa dai giornalisti. Mentana in primis, ma poi tutti, tutti. Di quando dell'esistenza noi ne eravamo a conoscenza da anni, cioè non si tratta di carte impolverate, di notizie eclatanti, ma si tratta di cose che erano a conoscenza di noi tutti. Per cui la domanda che ci siamo posti è: erano queste le carte impolverate di cui parlava la Procura Vaticana? Sì, erano queste ed erano Perché? impolverate perché la Procura Vaticana era stata così delicata da non diffonderle. Ma dai e dai, insisti oggi, insisti domani, ha dovuto farlo. Invece di essere messa all'attenzione e al vaglio degli inquirenti, eventualmente sono state piazzate alla stampa in questa maniera, mandate via senza il minimo rispetto nei confronti di una famiglia che pena già da 40 anni. Ecco, noi siamo qui perché è giusto che parli Natalina, perché ieri, ribadisco, le vicende personali e lontane negli anni di Natalino Orlandi sono state macelleria. Grazie. Grazie Laura. Allora, io lascerei parola a signora Siamo Natalina, alla sala stampa se vuole estera. dire qualcosa su questa faccenda dello zio e poi anche suo nome, ovviamente coinvolto in questa vicenda per uno stupro. Questo è per chi non ha seguito bene, magari ci puoi spiegare meglio questa cosa di stupro? Già è stato parlato in passato, per la prima volta sentiamo. Allora, per prima cosa non esiste stupro. Primo. Secondo, è una cosa che risale al 78, e siccome lavoravamo insieme con mio zio, mio zio ha fatto delle semplici avance verbali. Lavoravamo insieme, ora non è molto chiaro perché lei era la segretaria di Gianluigi Marrone, consulente giuridico del Parlamento, approvato, credo, nomina approvata da Nilde Iotti, mi sembra di ricordare, quindi da molto tempo. E lui invece si occupava del bar, non si è capito benissimo a che titolo, ma credo che si tratti di incarico di fiducia a un impiegato e abbiamo visto i contatti che lui aveva. Proprio insieme non lavoravano, non a stretto contatto. Poi, se lui l'ha aiutata a entrare, questa è una voce che circola, io non l'avallo, Mantalina parla di concorso, va bene così. Piccolo regalo, ma quando ha capito che non c'era nessun tipo di possibilità, è finito tutto lì. Indubbiamente io i primi giorni sono rimasta scossa e la prima persona con cui ho parlato è stato Andrea, che era il mio fidanzato, che adesso è mio marito. Perciò lo sapevamo io e lui. Indubbiamente di questa cosa non sarei mai andata a parlare con mio padre, anche perché è stata una cosa talmente veloce che si è chiusa in poco tempo. L'unica persona con cui mi sono confidata è stato il nostro sacerdote, padre spirituale. Ed è finita lì. Eh sì, è finita lì mica tanto, perché se fosse finita lì, dopo 5 anni non sareste andati a fare quell'esposto. Perché avete sentito il bisogno di farlo? Queste erano le domande da porsi. A caldo magari tanti giornalisti non ci hanno pensato o hanno voluto risparmiare
questo colpo, però così stanno le cose, ora che qui sul canale le abbiamo chiarite. Questo è stato il grande rapporto che c'è stato con mio zio. Sbagliato o giusto che sia, però è finito lì. Non c'è stato assolutamente altro. Infatti, le nostre famiglie, che sono molto legate ed erano molto legate, hanno continuato a convivere come se non niente fosse. Come se niente fosse. Prima l'avvocato diceva che gli dispiaceva per la mia vita messa in piazza, ma a me della mia vita messa in piazza non interessa nulla. È interessante questo passaggio con cui Natalina praticamente sconfessa le parole appena pronunciate dal suo avvocato, dall'avvocato Sgro. Non mi importa che sia stata messa in piazza, già, anche perché purtroppo sei stata tu a contribuire a questa messa in piazza. Poteva finire tutto lì, se veramente il povero Meneguzzi, ha semplicemente perso la testa e per un mese o due o tre, avete visto in un precedente video che non è stata temporizzata molto bene questa faccenda, è durata un mese, è durata due, è durata quattro. In ogni caso, lei ha fatto capire, guarda, zio, benché lo zio l'avesse anche aiutata a difendersi dalle avance di Perusì. Ecco, forse questo può aver provocato nella mente di Meneguzzi un equivoco. Ecco, lei mi ha chiesto aiuto, lei ha bisogno di me. Poi magari se n'era veramente innamorato, perché l'amore è amore. E oggi ragioniamo da 2024, l'amore è amore, non importa verso chi lo proviamo. E quindi che male c'è? Non era nemmeno una nipote di sangue, quindi nel sentimento non c'è nulla di male. Si sarà pur reso conto. Perché non è finita lì? Perché il 30 agosto 83 andate a denunciare questa cosa? Domanda, domanda aperta, domanda che noi poniamo. A me interessa soltanto che questa cosa che è uscita ieri, c'è una moglie di novantenne di mio zio, con cui io sono Ah sì. legatissima, e i suoi figli, che non sapevano niente. Perché io questa cosa me la sono tenuta per me, Andrea e l'assistente spirituale. E basta. E non direi Poi col proprio perché tempo. il 30 agosto 1983, 2 mesi dopo la scomparsa di tua sorella, tu vai a esporre la circostanza. Nell'83, quando è successo di Emanuela, hanno chiamato me e Andrea dai carabinieri. Lui è rimasto lì dai carabinieri. A me mi hanno preso con una macchina e mi hanno portato dal dottor Siga, dove ho subito un interrogatorio come se fossi una. M'hanno preso, m'hanno chiamato, m'hanno preso, m'hanno chiamato. Se tu non avevi detto niente, se nessuno sapeva niente, potresti chiarire meglio perché t'hanno chiamato? Intanto la magistratura italiana sta svolgendo un'indagine, quindi ci vai tutte le volte che ti chiamano, come capita a noi, poveri cristi normali. E poi t'hanno preso con una macchina, t'hanno anche fatto un piacere. Guardate come si possono dipingere le cose gettando una luce piuttosto che un'altra. Colpevole e che reticente, di cui non volevo dire delle cose. Quando lui mi ha fatto la domanda. Sì che è morto, non devi dire che ti ha trattato da colpevole e reticente, è una persona che non c'è più. Attenzione. Specifica, anzi, mi aveva chiamato per un semplice motivo all'inizio, per farmi sentire quell'orribile cassetta che riguardava la voce dei lamenti di Emanuela. Poi Ah, dopo mi ha davvero detto. quella cassetta è orribile, lo pensiamo anche noi, perché poi anni dopo andate in televisione a farla risentire? Non era meglio dimenticarla, tanto non era Emanuela. No, questa non è la voce di Emanuela perché i suoi maestri di musica hanno detto che non lo è. A me mi Cioè, interessa orribile un'altra. cassetta era un elemento su cui indagare e a chi farla sentire se non a voi che conoscete Emanuela? Insomma, queste indagini si devono fare o no? Cosa? E mi ha chiesto se era vera questa situazione che si era creata nel 78. Noi siamo persone limpide. Certo, non potevo dire di no, anche se sapevo che lo sapevamo io, Andrea e l'assistente, il sacerdote. Perciò gli ho detto sì, anche perché la cosa era finita già, chiusa, Eh no, per me era finita. manca un anello della catena, cioè tu lo dici al tuo confessore padre spirituale. Vengono richieste delle informazioni a suo tempo e il
E il padre spirituale, che nel frattempo se n'è tornato al suo paese, risponde in un certo modo, posta cifrata, posta protocollata, posta ufficiale, ok? Quindi c'è qualcosa che non mi torna. Tu non hai confessato, tu hai fatto delle dichiarazioni. Perché una semplice confessione, che sarebbe stata la cosa più opportuna per un cattolico nato e praticante, non avrebbe comportato uscita di notizie. Tu invece glielo dici. È qui che dovresti chiarire, Natalina. Perciò io gli ho detto, raccontato tutto. Erano pure passati 5 anni. Eh sì, dal 78 erano Cioè. passati 5 anni, per noi era proprio nel dimenticatoio questo fatto che è stato molto veloce ed è stato uno scivolone forse di un uomo cinquantenne, non lo so. Non mi pongo io il problema, E qui non me Natalina lo dice pongo. cinquantenne, come si trova in altri articoli, avallando anno di nascita 28, come ho letto da qualche parte. Credo che sia importante che lei dica quanti anni aveva in quel momento, anche per Nel contestualizzare. 78? Nel 78 ce ne avevo 21. Perciò ero adulta, ero grande, forse un po' ingenua, un po' stupida, però avevo 21 anni. Ed è finito tutto lì. Tu la Tu l'hai pensi? raccontato in confessione quella cosa? Cioè, Io l'ho raccontata l'hai raccontato in all'assistente, al sacerdote. confessione? No, no, Sì. no, no. Perciò No, io l'ho così è raccontata, andata a cioè finire Natalina così. dice io l'ho raccontata. Natalina non dice in confessione, Pietro insiste in questa affermazione non rispondente a verità. Come se volesse mettere un sigillo, l'imbarazzo è palese. Solamente che a me mi viene da ridere quando dicono che era una cosa che non si sapeva, lo sapevano tutti, in procura lo sapevano, il dottor Zica lo sapeva, Ah, lo il dottor Sica. sapeva l'avvocato Egidio che all'epoca era il C'è nostro. una palese contraddizione, cioè lo sapevano tutti, e allora perché dici che lo sapevate solo io e lui e il padre spirituale? Lo sapevano tutti ed è chiaro che nell'ambito di indagini ci sono degli scambi tra stati e quindi queste sono regole, non sono difese né del Vaticano né dell'Italia, ma che si sia messi sempre sotto accusa da queste persone oggi non è più accettabile. E abbiamo concordato di non dire nulla a papà perché non ci Va sembrava bene, di dargli giusto. dolore più dolore per una cosa vecchia che era finita. Perciò siamo andati avanti, così. Loro avranno fatto le loro indagini, so che si sono mossi, hanno controllato tutti No, no, non hanno ed controllato è un finita. granché perché Giulio Grangi ha interrotto subito il flusso delle indagini, ma naturalmente qui non viene detto. Da lì perché non hanno riscontrato assolutamente nulla. Perciò, adesso che si viene a Qui c'è la dire pretesa di questo. dire a noi come sono andate le indagini, cioè di parlare al posto di Sica, di Rando, di Gerunda, di tutti. Vi diciamo noi come sono andate le indagini. È lo scoop del momento, che è la storia eclatante che risolverà il caso. Sfido. Risolvetelo il caso. Anche perché il Vaticano lo sapeva tutto. A me Ma nel veramente 2016. nessuno ha detto che la storia eclatante avrebbe risolto il caso. Io non l'ho letto in nessun articolo, me ne sono sciroppata 20, 25, 30. Nessuno ha detto si risolverà il caso. Ovviamente si tratta di una notizia ghiotta per i giornalisti, ma anche perché il taglio ha preso la vicenda sensazionalistico e non per colpa dell'Italia, non per colpa del Vaticano, per l'azione congiunta di alcuni di voi e di alcuni media, non di tutti, perché non tutti hanno trattato la storia con questo taglio, però è così. 17, posso dirlo? Devi, Subito. posso fare, devo anticipare la vicenda perché così per contestualizzare, nel 2017 io prendo la difesa di questa famiglia. Io faccio una prima richiesta di accesso agli atti in cui chiedo al segretario di Stato che mi venisse consegnata tutta la documentazione in qualsiasi forma, quindi cartacea, su supporto audio-video, che avessero in relazione alla vicenda di Emanuela. Da quel momento in poi e nei mesi a seguire, quando poi saranno pubblicati i cosiddetti 5 fogli che parlavano delle spese di Londra, si cominciò a parlare con una certa insistenza dell'esistenza di un fascicolo che il Vaticano aveva e che non No, condivideva. no, si cominciò a Questo parlare contesto. con una certa insistenza, non sta bene, ci vuole il soggetto quando si relaziona, soprattutto se lo fa un legale. Quindi si cominciò a parlare? No, ve ne parlarono, chi ve ne parlò, nomi e cognomi, perché bisogna essere precisi.
Questo, parliamo del 2017, quando succede un'altra cosa che riguarda sempre questo fatto e Natalino Orlandi. Nel 2017 vengo contattata da Becciu, che era responsabile della segreteria di sostituto della segreteria di Stato. Io ero convinta che ci fossero notizie, che ci volessero dare i documenti, visto che Pietro era visto come... Ma i documenti non vengono consegnati a voi, casomai al vostro legale, e poi il vostro legale ne parla con voi. Se ti chiamano è perché c'è una cura nei vostri confronti. Magari tutti venissero chiamati prima di questioni del genere, invece cadono sulla testa agli altri cittadini italiani. Ma dove siete vissuti voi in questi decenni? Avete visto cosa capita ad altre famiglie coinvolte? Qualcuno di indesiderabile in Vaticano ci avranno chiamato me. Invece mi hanno chiamato per un semplice motivo. Vado su con mio marito, perché io condivido tutte le cose con lui, gli chiedo di riceverci a tutte e due, mi dice no, suo marito deve restare fuori, e io entro nella stanza di Becciu. E lui, dopo un giro di parole dove dice di essere stato molto vicino alla famiglia, di non riuscire a immedesimarsi nella storia così drammatica, che non era possibile che le cose andassero avanti così, mi fa: suo fratello insiste tanto per avere la documentazione, però lei lo sa, noi abbiamo una documentazione che la riguarda. Io sono caduta dalle nuvole. Sono caduta dalle nuvole? Come fai a cadere dalle nuvole se hai appena detto che lo sapevano tutti? È chiaro che ti vuole avvisare che purtroppo è costretto a farlo, anche perché la pressione è stata tanta, anche da parte vostra, pare. Era qualcosa che riguardava questo. Vicenda del 78 di cui loro pure si erano avevano delle carte. Perciò mi ha detto: se diamo quella documentazione, noi dobbiamo divulgare anche questa storia. Io l'ho vista come una forma di ricatto, e mi ha fatto... Ma è un'accusa gravissima, cioè un gesto di cura, quasi di affetto, per essere costretti a divulgare, comunque a comunicare. E con la ovvia previsione che i media l'avrebbero poi ripresa e diffusa in tutti i modi, oggi poi con la rete è un attimo, ecco, viene definita ricatto. Più gli ho detto: io non ho problemi, perché per quanto mi riguarda la storia era finita, non c'ho niente da nascondere, siamo state sempre delle persone limpide, non ho assolutamente nulla da nascondere. Faccia lei, basta che gli dai i documenti. Certo, sulla coscienza ci avrete voi delle persone anziane che non sanno niente di tutto questo e che fino a ieri sera non sapevano niente. Cioè, si vuole attribuire a Becciu la colpa, non nemmeno la responsabilità, di aver sconvolto la vita di una persona anziana, cioè della vedova Meneguzzi. Ma qui si parla di un'indagine. Vi siete mai resi conto di cosa ha significato per persone coinvolte in indagini di vario tipo in Italia avere magari qualcuno che ti bussa alla porta e che ti viene a dire, non lo so, dammi il tuo DNA, dove sei stato ieri, e poi si è visto sbattuto sui giornali? Si tratta di vicende molto conosciute, e voi volete dare a Becciu la responsabilità di aver sconvolto la vita di vostra zia. Ma casomai, se è vero quello che tu racconti, è la responsabilità di questo e dello zio Meneguzzi, che aveva commesso a suo tempo un atto improvvido. Mia zia, i miei cugini con cui condividiamo tutto, non sapevano nulla. Perciò quelle dichiarazioni fatte ieri sera, però i documenti non si sono visti, concludendo questo, i documenti non sono stati dati. No. Quali? Quali documenti? Perché poi dicevo, una volta dicevano che non avevano nessun tipo di documento, una volta mi ha detto, vabbè, questo documento comunque non uscirà mai perché noi lo teniamo in cassaforte, in segreteria di Stato. Certo, lo facevano per voi, mica per noi. Al popolo là fuori interessano queste storie, ci si butta spesso famelicamente, e è stato un bene che lo abbiano tenuto sempre nascosto. Ci siete arrivati, ci siete o ci fate? Allora lì ho cominciato a pensare, proprio adesso, dico, ma allora quei 5 fogli che io dico sempre a Pietro, ma sei sicuro che sono veri? Ma allora pure quelli stavano nella cassaforte. E certo, stavano nella cassaforte. Ma la cosa tristissima è che non mi hanno
almeno chiamata per dirmi: guarda, diremo questa cosa, avvisa tua zia, avvisa i tuoi cugini. Ma guarda che si tratta di magistrati. E poi cosa avresti dovuto dire a tua zia e ai tuoi cugini? Una volta che escono, escono. Noi siamo trattati così, sai. Volete un trattamento di favore? Poi cosa siete, italiani, vaticani? Parlate da cittadini italiani, da cittadini vaticani. Quando si ha a che fare con i magistrati, non sono tenuti proprio a dirti un bel niente, anzi, in genere, ti interrogano e basta. Non interessa. Io non ho niente da nascondere, perciò non mi interessa. Allora, Pietro, chiedo a te adesso su questa ricostruzione. Cosa ne pensi e come commenti? E poi da ieri sera fino adesso, cosa è successo? Che avete vissuto fino adesso? Che avete fatto su questa ricostruzione? Beh, io intanto quando ieri ho sentito la notizia, che l'ho avuta perché mi ha telefonato Laura, della SGRO, gli ho detto: guarda, mi hanno detto che tra poco al 3G di Mentana, sulla 7, daranno delle notizie su Emanuela, documenti su Emanuela, no? Io quando ho ascoltato Mentana, che quasi... Cioè, l'avvocato SGRO ti ha avvisato di cosa? L'avvocato SGRO da chi l'ha saputo? Ha saputo il taglio? Un po' più di precisione. Con gli occhi gioiosi ha raccontato questo fatto. A me la prima parola che è venuta in mente è stata: ma che carogne! Ma che carogne? A me che, cioè, la tocca piano, Pietro, eh? Cioè, con gli occhi gioiosi. Cioè, Pietro accusa Mentana di aver dato questa notizia con occhi gioiosi. Forse non ha mai guardato molto bene Mentana. Mentana è fatto così, ha quell'espressione. Io poi non li trovo nemmeno particolarmente vividi, questi occhi di Mentana. Sono degli occhietti piccoli che forse possono essere maliziosi, ma sempre. Cioè, adesso gli dà della carogna, che è pure un bel insulto. Questa è stata la prima parola che mi è venuta in mente. Ho pensato a quello che hanno detto e alle falsità che hanno detto. Quali falsità? Tirandolo fuori come scoop, come novità, la novità appena uscita, l'hanno raccontato, certo, come se fosse... Certo, la novità appena uscita, perché fino al 2023 la questione Meneguzzi era stata trattata felpatamente, per quanto questi atti fossero in procura, fossero intervenuti interrogatori e poi quell'indagine malauguratamente interrotta da Gangi. La verità assoluta quella. Io l'ho visto proprio come modo di scaricare qualunque tipo di responsabilità che ci poteva essere in Vaticano, addirittura sulla famiglia. Io vorrei capire, siete cittadini, lo ripeto e lo ripeterò sempre, siete cittadini vaticani o italiani? Perché se siete cittadini vaticani andate a lamentarvi con i dirigenti del vostro Stato, ecco. Se invece parlate da cittadini italiani, ce la vediamo noi con la nostra giustizia, con i nostri media. Questo giocare sempre sull'equivoco, quando i media si comportano sempre così e la magistratura sempre così, a volte non così bene. Raccontato Natalina, mi sembra abbastanza chiara questa cosa. Loro ordinano fuori come documenti appena usciti, ma io dico: che tipo di indagine fanno anche in procura? Se in procura fai un'indagine, io per carità sono aperto a qualunque tipo di ipotesi, perché ma è giusto, non direi, che venga scavato a 360 gradi, 360. Qualunque tipo di ipotesi, ecco. Anche quella a livello familiare, perché sicuramente in passato, 40 anni fa, anche la famiglia sarà stata seguita, sarà stata pedinata per capire, quindi quella è una cosa normale. Ma non lo sapete voi, voi che siete tutti una famiglia, dite che siete un'unica persona praticamente, non sapevate della storia di Meneguzzi pedinato, di Meneguzzi che allerta i servizi e si fa fare un favorino dallo spasimante della figlia, niente, siete caduti davvero dalle nuvole, allora che grande famiglia siete? Se voi adesso, diciamo, Procura della Santa Sede e Procura di Roma insieme fanno questa indagine e hanno questo sospetto, ma la prima cosa che dovrebbero fare è convocare le persone, come dire, i protagonisti di questa presunta ipotesi e interrogarli. Ecco, il pensionato IOR, prepensionato Pietro Orlandi, oggi autodefinitosi presentatore televisivo, a parte che a me sembra presenti solo se stesso, ma in ogni caso ha presentato qualche cosa qua e là, era stato associato anche dalla Sciarelli qualche volta, annunciava i siparietti criminali, delle sparizioni, però insomma ora vuole insegnare a tutto il mondo come si lavora. Natalina, ma veramente le cose sono andate in questo modo, chiamare i figli di mio zio, ma quel giorno voi stavate a Roma, che cosa è successo? Invece niente, non hanno ascoltato nessuno. Su che cosa si sono basati? Soltanto su questa presunta... Ma si sono basati chi? Avete visto l'impersonalità? Perché quando si usa un impersonale,
si getta strame su chiunque senza pagare dazio. Cioè, ce l'hai con Mentana che ha diffuso la notizia? Ce l'hai con la procura perché non ha interrogato? La procura, se non ha interrogato, ha avuto i suoi buoni motivi. In ogni caso, se avesse interrogato, avrebbe ancora di più rimestato nel torbido. Quindi, con chi ce l'hai? Chi è il soggetto e chi è l'oggetto qui? Dicono di avere presso la segreteria di Stato, che è già una cosa gravissima, perché se quella lettera l'ha consegnata questo sacerdote che ha ricevuto in Non è confessione da vero, Natalina non è questo vero. sentimento, quella già è una cosa grave, perché un sacerdote che riceve in Natalina confessione. non conferma e questo continua con questa notizia inesatta. Un pensiero non può dirlo, e quindi già c'è un errore di base, Sì, che questo sacerdote ha come scritto una no? lettera e l'ha consegnata al segreteria di Stato, e l'errore prosegue. Perché la Cioè, procura, lui dico, ma dice come l'ha che è un saputa? errore e il Vaticano nemmeno risponde perché se, come diceva il buono Scalwag, una frase a lui attribuita, poi alla fine non si vede la differenza quando tu ti metti a discutere di qualche cosa di non vero in cui ti vogliono trascinare. Questo è un gravissimo problema che abbiamo avuto nella vita, cioè molti di noi avranno avuto. E quindi lui continua a dire che era in confessione, non era in confessione, era una corrispondenza ufficiale. Cosa, perché evidentemente all'epoca questa cosa è stata comunicata dalla segreteria di Stato alla procura di Roma, altrimenti non avrebbero chiamato Natalina e Andrea per ascoltarli su questo fatto. Quindi già lì c'è un errore di Beh, partenza. sai, La Natalina e Santa Andrea Sede già potevano come. anche dire non è vero, smentire l'episodio e tutto sarebbe finito lì, ma è Natalina che ne ha parlato, non in confessione. Non in confessione. Se Natalina fosse stata zitta, tutto questo non sarebbe successo. Tieni alla larga tuo zio e finisce lì. Invece ne hai fatto una notizia ufficiale. Un errore, una cosa detta in confessione una No, non mandava era in detta, è stata confessione. invece scritta una lettera lasciata in segreteria di Stato, e la segreteria di Stato, nonostante fosse una confessione, l'ha Non comunicato era una alla procura di confessione. Roma, e la cosa è stata indagata all'epoca. Adesso, quando ieri hanno fatto vedere nel servizio addirittura la foto di mio zio confrontata col famoso identikit della Non si persona può, che avrebbe vietato. fermato Emanuela davanti al Senato in corso di rinascimento, già quello fa crollare tutta questa ipotesi. Perché confermato da noi, confermato dalla procura all'epoca, mio zio con tutta la famiglia quel giorno stava in vacanza lontanissimo da Roma. Vabbè, se si dice di E mio tutto lo padre, dici, quando. cosa interroghiamo a fare? Se tu che l'hai detto, vedi, non c'è bisogno di interrogare. E difatti nessuno è stato interrogato, anche perché Meneguzzi è morto e non c'è da interrogare quando ci sono di mezzo dei deceduti. Qui si tratta soltanto di carte che vengono trasmesse ufficialmente, e nessuno ti deve dire un granché, dovrà comunicare casomai col tuo avvocato se c'è un'indagine con un indagato. Si tratta di atti che rimarranno lì, semplicemente, perché in ogni caso sono tutti andati, tutti possibili, indagabili, ecco, chiamiamoli così. Sei tu che spingi da anni e anni, e se spingi, pretendi poi che l'Italia faccia le indagini come vuoi tu? È successa questa cosa, la prima cosa che ha fatto ha telefonato a mio zio che stava fuori, dice: è successo questo, mi aiuti? Quindi questa cosa già sapevano in procura. Io mi domando come lavorano questi della procura. Eh già. Come Hanno questa nuova ipotesi, non vanno a vedere se hanno. lavorano? Cioè, qui ormai è fango Confermano questa attanato. cosa, che confermano che è stato indagato, perché è giusto che tutto sia indagato. Però dal momento che la procura all'epoca ha chiuso questa sorta di Ma lo sai Pietro che bisogna indagare i vivi e non i morti, vero? Ecco, e quindi e questo è solo un passaggio di carte a causa della pressione che tu eserciti da anni e anni e anni e quindi si riapre il ventaglio visto che tu comunque stai accusando un Papa 2 mesi prima della conferenza, tre, no? Tutto il bailamme sul Papa che non andava certo a benedire le case. Ecco. Quindi qui non stiamo indagando, qui si tratta di indagini mediatiche, ormai non si potrà indagare più su nessuno. Con un nulla di fatto, tu perché adesso tiri fuori questa cosa? A me questa cosa mi ha mandato Perché tiri fuori in questa bestia, devo cosa? dire la Perché l'hanno verità. Io non. chiesto. E così funzionano anche i media. Vanno in Mentana, procura. che ripeto perché ho detto prima, Mentana con gioia ha raccontato questa Ma cosa. con gioia.
Ma a Mentana interessa la notizia. Si è permesso di dire, perché lui è un personaggio pubblico, di dire: faccio un appello a tutti i senatori, a tutti i deputati affinché presentino una mozione affinché questa inutile commissione venga cassata. Ecco, già una persona che fa quel tipo di dichiarazione ieri ha aperto il telegiornale con questa notizia, come se fosse una cosa certa. Io mi sono Ma tu domandato: ma pensa a perché? Raniero Busco, no? Quando ha visto sui giornali, ha letto di essere indagato perché lo aveva detto Mentana, ma Busco signorilmente, peraltro cittadino italiano, non ha detto nulla. Invece tu stai accusando tutto di tutti. Tutti di tutto. Chi è stato? Perché hanno tirato fuori questa cosa? E io a questo punto mi aspetto, ancora non è successo perché me l'aspettavo da prima, una dichiarazione da parte di Lovoi e di Ditti che sono stati tirati in causa, ripeto, dal servizio di Cioè, Mentana, tutti devono una fare quello loro che dice dichiarazione che Orlandi. quantomeno si tirino fuori da questo fatto, che dicano: noi non c'entriamo nulla, noi non abbiamo dato questa documentazione, Ma dicano io mi qualunque chiedo cosa, se non questo rimangano. signore pensi che tutto il mondo sia ai suoi piedi e debba fare quello che dice lui. I guai degli altri non gli interessano e nessuno glieli ha fatti notare, evidentemente, in questi anni, neanche esimi giornalisti, amici suoi, che i media funzionano così e più in là nella conferenza stampa, però qualcuno glielo farà notare. Che nessuno ti deve chiedere il permesso, che le procure possono parlarsi, e poi si tratta comunque della procura del Vaticano, che è uno stato sovrano straniero. Ti piace o non ti piace? Funzionerebbe così anche con San Marino, con Monte Carlo, con Andorra, con Liechtenstein e via discorrendo. Magari qualcuno glielo insegni, perché non so che studi abbia Pietro, però mi sembra che mastichi poco. In silenzio, perché il silenzio vuol dire che ammettono che loro hanno fatto uscire questa notizia. E perché hanno fatto uscire questa notizia? Perché il Vaticano vuole scaricare, questo è il mio pensiero e me ne prendo la responsabilità, Come al di là delle no? persone che stanno vicino a me, perché il Vaticano sta trovando il modo di scaricare qualunque tipo di responsabilità su altri e l'ha fatto nel peggiore dei modi, sta cercando di scaricare qualunque responsabilità addirittura sulla famiglia. E questo io quando incontrai Ma se Ditti, hai appena detto che bisogna comunque fare accertamenti a 360 gradi, di che ti lamenti? Questa non è un'indagine, si tratta di deceduti, non si indaga su deceduti, è chiaro? È un'indagine mediatica che ha portato elementi alla commissione, una commissione che giustamente non potrà fare nulla. Io spesso non apprezzo particolarmente certi tagli che dà Mentana alle notizie. Davide Del Puente, Sotto il Puente, suoi ex collaboratori, che sono tutti da discutere. E se Pietro avesse dato un altro taglio, si sarebbe potuto ragionare su cos'è una notizia, su come viene diffusa, sul perché viene diffusa, se sia diritto, in nome appunto del diritto di cronaca, di dare in pasto a chiunque la qualunque. Ma lui non ha voluto, si è posto come l'imperatore delle notizie, l'imperatore delle indagini, quello che tutto sa, quello che conosce il modo in cui si dovrebbe lavorare, lo insegna a poliziotti, lo insegna a magistrati, lo insegna a chiunque. Ma la verità è che la commissione non potrà fare nulla. Ora, se Mentana l'ha chiesto, boh, è una sua opinione, personalissima. La commissione non fa nulla, la commissione sta lì, discute un po' e chiude i lavori e li finisce perché sono tutti morti. Anche Marcinkus, con cui pareva, insomma, che a un certo punto ce l'avessero alcuni programmi dove tu eri spesso ospite, sono tutti morti, non ci sarà alcuna indagine. Si tratta solo di chiudere un fascicolo per la terza volta, perché l'abbiamo aperto, le indagini sono andate comunque avanti da ambo le parti, due stati sovrani, ok? E sono state chiuse nel 97, poi nel 2015, e adesso verranno chiuse per l'ennesima volta, perché non c'è più nessuno da indagare. Te lo hanno spiegato, perché qualcuno vicino a te dovrebbe più spiegartelo, Pietro. Pietro. No, finisco questa questione sul fatto che perché questa ipotesi è smontabile. Primo perché, come ripetuto, quel Alla giorno lo zio risoluzione. stava fuori Roma, quindi Stava non fuori poteva stare lì a Roma. Corso Rinascimento. Primo. Un'altra notizia che ho letto assurda, addirittura su un giornale importante come il Corriere della Sera, no? Come si aspetta certi giornali, delle notizie vere che vengano Corriere riscontrate. della Sera. Sappiamo benissimo che il famoso avvocato Egidio non è stato, come scritto, portato da mio zio Mario proprio perché c'era un legame particolare. L'avvocato Egidio c'è stato portato dai servizi segreti nella persona di Gianfranco Gramendola, che Oh, ma era ti un pare niente? Cioè voi carabiniere. signori, ragazzi, se avete un problema, un qualsiasi problema, avete un avvocato dei servizi segreti a vostra disposizione? Orlandi non si ritiene in dovere di spiegare mai nulla. Cioè,
Cioè, chiunque ha gli avvocati dei servizi a propria disposizione. Stanza dei servizi al SISDE e questo carabinieri ci ha portato Egidio. All'epoca zio Mario, anzi tra l'altro parlando con mio padre, disse venendo. Ecco, abbiamo visto nei precedenti video che in realtà è tutto da smentire. Io ho anche un avvocato, c'era un avvocato anche importante, perché all'epoca si chiamava Gatti, che era un avvocato All'epoca. importante, dice perché dobbiamo prendere questo Egidio che non lo conosciamo. Alla fine si sono affidati perché i servizi avevano consigliato questo avvocato e hanno preso questo I avvocato. servizi, ma voi parlate con i servizi? E poi appunto è stato zio Meneguzzi a volerlo, ma dovevi chiedere a lui, hai avuto tanti anni per chiederglielo. È morto nel 2011, mica all'epoca. Perché non gliel'hai chiesto? Perché gliel'avrà chiesto tuo padre, avrete gli atti a disposizione, ma leggi? Leggi? Non leggi nemmeno le prefazioni dei libri e i libri che firmi? Che subito dalla segreteria di Stato sono venuti il cardinale a dire: ma dove l'avete preso questo avvocato? Chi è? Noi non l'abbiamo mai conosciuto, non l'abbiamo mai sentito. E poi veniamo a scoprire che l'avvocato Egidio ha lavorato per conto del Vaticano per quanto riguarda la questione di Calvi a Londra. Quindi A loro me sapevano. aveva un certo prestigio, se è per quello, il legale di tua mamma era imposimato che era stato legale di Aliak. Già, voglio dire, i giri di questi avvocati tu li devi spiegare, non noi. Anche perché c'è stata una trasmissione, un telefono giallo in cui i genitori Orlandi, i genitori Gregori erano lì rappresentati dall'avvocato Egidio. Se non gli stava bene, potevano ricusarlo. Tu devi spiegare come sono andate queste cose, non porla come una domanda a noi. Benissimo, benissimo chi era questa persona. Quindi tutte le cose che hanno detto in questo servizio sono smontabili. Io mi domando questo, a me mi ha dato fastidio Sì. vedere il viso di mio zio e l'identikit. Cioè hanno voluto subito creare questa situazione, hanno voluto subito portare ad una questione privata della famiglia. Ma hai appena detto che bisogna indagare a 360. Sparando questa questione su di mia sorella, facendo vedere che mio zio poteva stare lì. Hanno chi? Devi mettere il soggetto, lingua italiana, soggetto quando si accusa qualcuno. Stai accusando Mentana, stai accusando i media in generale, i magistrati italiani, quelli vaticani, tutto il mondo sei intelligente, solo tu. Cioè questa è una cattiva, per questo io ho detto è una carognata, perché io la considero una carognata questa. Io non pensavo che potessero scendere così in basso, eppure ci hanno avuto il coraggio E di certo, scendere invece così in accusare un basso. papa deceduto di essere andato in giro per ragazzine e mantenersi a un livello molto alto. Scusa se ti interrompo, anche Ecco, perché in quel. interrompiamo anche noi per il momento, continueremo alla prossima puntata.